Bonjour à tous et bienvenue. Oggi andiamo a fare la terza lezione di pronuncia e andiamo a scoprire le nasali. Forse le troverete un po' complicate perché in italiano non ci sono. Andiamo però a vedere quindi cosa sono queste vocali nasali. Sono delle vocali seguite dalle consonanti M oppure dalla consonante N. Facciamo già un esempio. Quando io la O seguita da M oppure dalla N, ho già due vocali nasali. Per esempio, la parola nombro. Nombro. Vedete che io non ho detto nombre, ma nombro. La M si sente poco e niente e l'ho pronunciata un po' come se avessi raffreddore. Allora, tutte le vocali nasali le dovete cercare di pronunciare come se aveste il naso intasato. Quindi si dirà bon oppure onze. La N e la M si fanno sentire molto poco. Allora, per assicurarvi, vi dico subito che se voi doveste leggere onze, come in italiano, i francesi comunque vi capirebbero. Però se riuscite a tirarlo un po' su col naso, allora praticamente è perfetta. Facciamo un altro esempio, questa volta con la A. Anche in questo caso, seguita da N o M, diventa una nasale. Per esempio, la parola lampada si legge lampe. La parola 40 si leggerà 40. Quindi faccio lampe, 40, ok? Ma attention, attention, anche qui vedete che ho due nasali che c'ho la N, perché a volte bisogna sostituire la vocale, cioè fino adesso abbiamo visto che on e on si leggono sempre con la O, an e on si leggono con la A. Ma ci sono dei casi, come quello che andiamo a vedere adesso, in cui la I non la posso leggere I. Ogni volta che io ho im, infatti, devo leggere un. Quindi la i diventa una e. Per cui la parola importante, faccio notare che anche questa è una nasale, ma non cambia la vocale, si leggerà important, important. Mentre la parola maestra, che ha in, viene sostituito con un, quindi sarà institutrice. Institutrice. La I deve diventare E. Quando però avete già la E, quindi avete EM oppure EN, dovete ricordare che la E deve diventare una A. Perciò la parola impero in francese si leggerà empire, empire, mentre EN si legge en, quindi lento si dirà lent, lent. Anche quando avete un, il suono è molto simile a un. Perciò la parola lunedì si leggerà lundi, lundi, un. Ok? Quindi facciamo uno schema ricapitolativo. Le nasali sono delle vocali seguite dalla M oppure dalla N. Se ho la O oppure se ho la A, si leggono O e A. Se invece ho la I, devo ricordarmi che la devo trasformare in una E. Quindi ogni volta che ho la I la trasformo in E, quindi sarà un o un. Se invece ho la E, mi devo ricordare di trasformarla in una A, perciò on, on. Quindi, facendo un riassunto fonetico, le vocali nasali sono fondamentalmente tre. On, 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 un, un. Ora, se vi sembrano tutti uguali, avete tutta la mia comprensione, perché capisco che sembrino esattamente una uguale all'altra come a mio marito. Sta di fatto che invece, secondo i francesi, c'è un sacco di differenza. Allora, la cosa fondamentale su cui vi dovete concentrare adesso, che siete proprio alle prime armi, no, in francese, è quella di fare le giuste sostituzioni vocaliche, quindi di ricordarvi questo schemino qui. Questo è quello super importante, ok? Poi negli anni vedrete che ci lavoreremo su e riuscirete a fare delle nasali più decenti, riuscendo anche a differenziarvi un po'. Per il momento, ragazzi, io vi dico merci, quindi grazie, de votre attention. Pour aujourd'hui, c'est tout. À la prochaine!